Ragazzi, buona Pasqua a tutti voi. Faccio questo gioco di magia che spero vi faccia riflettere. Come ben saprete, il virus che tutti noi conosciamo ci ha fatto rinchiudere in casa, impedendoci di vedere i nostri amici e i nostri cari. Questa quarantena, che ovviamente è molto negativa, però fa emergere quello che è un lato positivo, ovvero quel lato, quel legame presente nelle famiglie. Spero che anche voi lo riusciate a percepire, come sta succedendo nel mio caso con la mia famiglia. Ho deciso di rappresentare la famiglia attraverso alcune carte, in particolare i Jack e gli Assi. La quarantena però è andata a separare, a rompere quelle che sono le famiglie. Magari semplicemente perché un membro si trovava all'estero prima della quarantena e non ha fatto in tempo a rientrare. Fatto sta che il legame di cui parlavo prima porterà la famiglia in qualche modo a riunirsi, magari anche attraverso una semplice videochiamata. Fatto sta che basta un istante, che è come se tutta la famiglia si riunisse. Però non fraintendetemi. Con famiglia non intendo semplicemente il nucleo familiare, ma intendo anche tutti quegli amici, magari che abitano nella tua stessa città, ma ovviamente non possiamo vedere, o magari che abitano in altre città, magari hai un amico a Codogno, piuttosto che Locate, Bergamo o Mirandolo. Questi amici, se riesci a percepire il legame, che senti come se fossero parte della tua famiglia, ogni qualvolta vi chiamate o vi sentite in qualche modo, pur essendo divisi, beh, in un istante la famiglia si riunisce. Ciò che vorrei far passare con questo video è che non importa quanto i membri di una famiglia siano lontani, perché il legame presente tra loro li porterà in ogni caso a riunirsi. Detto ciò, vi auguro ancora una buona Pasqua e spero siate sereni. Ciao a tutti.